Da quando ho subito un intervento alla gola, che avevo all'età di 12-13 anni, ho iniziato a fare queste cure termali, aerosol, specificatamente aerosol e inalazione. Ho avuto notevoli benefici, tant'è che questo l'ho potuto trasferire anche ai miei figli. C'ho un figlio che il primo ha 41 anni, che ha iniziato da più, forse una trentina d'anni, che sta facendo cure termali, e sto completando con i nipotini. Io posso dire un piccolo inciso, mio padre è stato uno dei primi tassisti di Cosenza e mi ricordo che portava qui al stabilimento termale i nobili, le persone benestanti, che non era consentito a tutti quanti. Nel momento in cui abbiamo questa possibilità di poterci curare a due passi e vedere andare alla deriva una struttura del genere, questo mi duole il cuore, e da calabrese dico che la classe politica deve fare qualche cosa, si deve impegnare a far sì di sollevare questa struttura, che merita di essere sollevata. 45 anni e ripeto le cure anche due volte all'anno, specie da quando sono pensionato, che la possibilità me lo consentiva, ma quando io ero in servizio sacrificavo le ferie, me li ripartivo per fare quei 12 giorni, naturalmente per quello che passavano l'assistenza sanitaria. Qua io naturalmente i benefici delle acque sono state, diciamo, acque che hanno dato dei risultati positivi, e i primi 3 anni che io sono venuto qua facendo le domande con la Previdenza Sociale, ero venuto incredulo, ho detto: se non va bene faccio le ferie, ma non è stato così, perché al terzo anno io sono rimasto guarito di un raffreddore che era dal 1 gennaio al 31 dicembre, con conseguenze di riacutizzazione della bronchite.